come si dice, ognuno è bella la mamma sua. Se io sono devotato, dico che è bello votato. Quelli che è di Ricigna, dico che è bello Ricigna. Io sotto la vita militare ho fatto il sono stato al comando della divisione Mantova e dopo 15 giorni mi hanno fatto caporale. Sono appena arrivato, mi hanno fatto caporale perché sono un individuo che mi piace la legge, l'ordine, la disciplina. Mi dà fastidio che in questo assurdo Italia non c'è tutto questo. È una cosa molto grave. Quando c'è troppa disciplina non va bene, però quando non ce n'è nemmeno un po' va ancora peggio. Sento che sono un lavoratore e nel 63 sono andato a lavorare con le imprese, ho constatato che in Italia purtroppo c'è questa situazione grave di questi sindacati che fanno far sempre sciopero alla gente, fanno aumentare 10 centesimi di stipendio e poi quando vanno a fare la spesa c'è uno sballamento, non ferma, bloccare prima l'inflazione e poi far aumentare. Si poveri disgraziati si trovavano aumentati 10.000 lire, poi andavano a fare la spesa e ne spendevano 100.000. Questo fattore del sindacalismo dovrebbe finire in Italia perché i tempi che corrono non occorrono proprio, insomma. Io sono spagnolo Giuseppe. È un personaggio. No. Come? Lo conoscevo come? Giuseppe si chiamava. E viva ancora lui. Venivo qua. Quando si faceva la fiera. La fiera, sì. Poi dopo fatta la fiera. Si andava a piedi sempre, se passava il fiume ci facevamo pure il bagno, sì, nel nostro mare. È un bello mare. Ma guarda queste radici qua. Guarda. Questi sono olmi. Olmi. Sono morti in tutta Europa nell'86. Madonna quanto è bello questo. Sì, guarda le... Ma questo pure era un olmo? Sì, l'olmo. Ah, questo è quando c'è stata quella festa degli olmi, 30 anni fa. Questa era l'86. Ma Ricigna, ma perché sei pecora che vai a ricerca? Qui c'ho la compagna che si chiama Ultima, è stata acquistata 2 mesi fa e allora c'ha 20 anni. Come vedete è brava, è un'asina a 4 zampe, è preferibile questa a 4 zampe che quella a 2. Che tenne il corso di permanente. Allora si è Ricigna, vedi? Comunque Ricigna, se si trova verso il Caraspo, c'è l'andaggio, il Guatanello. Non si paga luce, non si paga acqua, non si paga... qua. E non si paga l'aria, che è la cosa principale. Io come sistema politico sono un manuale edile dal 1963 e sono nell'estrema destra. Questo può tagliare pure. Perché a tutti quelli che sono lavoratori sono tutti a tutto al contrario, e qua siamo tutti al contrario proprio. E io preferisco che la dittatura
non di quelle dittature, perché a me ho avuto una grande delusione della dittatura democratica, è una delle più sporche che esistono sulla terra. Io preferisco una dittatura che indica la disciplina. Se una cosa non si deve fare, non si deve fare. Non è che qua tutti fanno e poi la resa dei conti e paga quello che non fa niente. Com'è? Ha detto anche la sua. Gli uomini e le donne sono tutti quanti uguali, c'è la differenza di cervello, di agire, di studio, eccetera. Magari io ho fatto le stesse scuole dei colleghi, ma i colleghi all'ufficio postale lo chiamavano i diplomati, perché se tu accetti 5 raccomandati in ipotesi, a 3.800 te la fai col cervello, vogliono risparmiare energie idroelettriche, non sono all'altezza. Io sono spagnolo Giuseppe.